La storia si ripete, Veronica contro Silvio, Lario contro Berlusconi. L'ultima sfida della First Lady ha ancora una volta come bersaglio il marito Premier e sono sempre le donne ad innescare il j'accuse, o meglio le presunte candidate del Popolo della Libertà all'Europarlamento, travasate dallo show business televisivo alla politica. Candidature già smentite dal Presidente del Consiglio, ma il tam-tam rimbalzato sui giornali, sulle starlet pronte a sedersi a Strasburgo, è sufficiente per indignare Veronica. Mi sembra che sia molto chiaro, c'è una manovra montata dalla stampa di sinistra e dall'opposizione sulle nostre liste, con notizie assolutamente infondate, che evidentemente sarà un boomerang, come sempre, per la sinistra, quando verranno fuori le liste. Noi vogliamo e cerchiamo di rinnovare la nostra classe politica con persone che siano colte, che siano preparate, che garantiscano la loro presenza a tutte le votazioni. Che anche la signora ha creduto a quello che hanno messo in giro i giornali. Mi sembra che sia molto chiaro, c'è una manovra montata dalla stampa di sinistra e dall'opposizione, sulle nostre liste, con notizie assolutamente infondate, che evidentemente sarà un boomerang, come sempre, per la sinistra, quando verranno fuori le liste. Noi vogliamo e cerchiamo di rinnovare la nostra classe politica con persone che siano colte, che siano preparate, che garantiscano la loro presenza a tutte le votazioni. Che anche la signora ha creduto a quello che hanno messo in giro i giornali. Vogliamo rinnovare la nostra classe politica, continua Berlusconi. La sinistra non ci imporrà il suo metro d'azione. Vecchi arnesi che vanno in Europa in pensione, assenteisti e magari alcuni malvestiti e maleodoranti.